Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati sul pianeta Massage. E qua siamo pronti per proseguire con un sacco di belle cose, perché ho dei piani di espansione belli carini per oggi. Allora, primo, cosa ho fatto nel frattempo? Ho aumentato la produzione di calcestruzzo, c'è un nodo lì di calcare. Ho un pelo ripulito dalla biomassa tutte le zone dove voglio costruire oggi e alle mie caviglie e la cosa ha fruttato. Il ripulire tutta questa zona ha decisamente fruttato con migliaia di unità di legna e di foglie, che si tradurranno nel corso del tempo in quantità notevoli di biocarburante solido che piano piano stanno andando ad accumularsi dentro i miei generatori. Sono ormai pochi i generatori che non hanno praticamente niente o che rischiano di spegnersi in maniera costante, diciamo. Però quindi la mia energia elettrica sarà un po' fluttuante per un po', ma ha una capacità di 300 megawatt è davvero notevole. Allora, il piano è per oggi rame, almeno per dovevo andare di là, almeno per iniziare. Ho bisogno di assolutamente iniziare il rame prima di mettermi a lavorare qua, perché ho accumulato una gran quantità di prodotti di ferro, ma ho bisogno di molti più prodotti di rame. E l'unica cosa è veramente early game che non ho ancora automatizzato. Ora però, perché sto venendo di qua? Perché voglio costruire una piattaforma da qua. Voglio farlo all'altezza di questo qua. E voglio arrivare là in fondo dove c'è il rame. Là. Quindi ho bisogno di farla a questa altezza. 10 per volta dovrebbe essere più che sufficienti per arrivare là e avere tutto alla stessa altezza e con la stessa inclinazione. Lì tra l'altro c'è dell'altro ferro, cosa che mi intriga notevolmente, perché ferro e rame si combinano per un sacco di materiali che mi servono. Quindi ho discretamente bisogno di avere rame e ferro vicini. Ok, perfetto, ancora una. Ok, così adesso possiamo almeno iniziare. Allora, primo, rame lì. Secondo, energia elettrica. Così dal ponte. Poi la si sistema. Dunque, tu dovresti produrne 60 al minuto. Ok. Adesso che ho tutto il minimo necessario, voglio bilanciare un po' le cose come si deve. Quindi ho bisogno di fare rami e cavi. Se non sbaglio, cioè filo e cavo. Allora, il filo vuole 15 lingotti per 30 filo. E il cavo vuole 60 filo, quindi due di questi per questo consumano la metà di questo, perché questo è 60, 15 e 15 fanno 30, quindi questo è già una cosa fatta. Poi avrò altri 30 rame, no, altri 15 che devo usare per un altro costruttore che faccia il filo, perché mi serve anche il filo da sé. Perfetto. E vediamo un po'. Se ne faccio uno qua.
e qua. Questi sono i primi due fili. E qui sono troppo abituato a saltare con il... E qui ne faccio un altro, sistemando meglio questo. Ecco. E ti sposto qua. Ok. Poi ho due di questi, tipo questi due, che si uniscono per fare il cavo. A questa altezza qui può andare, ma ho bisogno di te per unificare. Perfetto. Quindi ho bisogno di un nastro. Perfetto. E quindi un altro pezzo di piattaforma in qua, perché ho bisogno dei questi qua. Ho bisogno di uno qui. Quindi ho ancora un po' di spazio. Quindi così. Uno. E due. Quindi va tutto sotto i 60 quanto a numeri. Quindi non ho bisogno del Mark 2 per ora. Posso risparmiare nelle... Ah, che bello. Posso risparmiare le sbarre rinforzate per ora. Perché tra l'altro poi mi serviranno. Ah, e quello è ancora il Mark 1 che sta... Porca la miseria. No. Ah, ecco perché... Ecco, non me lo fa dritto perché non sono alla stessa altezza. Quindi adesso ho bisogno di un separatore qua, così. Ok, e così dovrebbe essere tutto a posto. Avanza perfino una discreta quantità di rame. Allora, filo e col C... Ctrl V, Ctrl V e cavo, perfetto. Quindi adesso ho solo bisogno di te qua, mi fai qui e mi fai qui e mi fai qui e tu che mi fai, stava per pescare qua e mi fai questo e questo. Quindi vediamo un po' se funziona. Sono un idiota! Sono un massiccio idiota. Non ho bisogno ancora del... Cioè, devo fare tutto quel setup, ma non adesso. Prima devo... pensare a fonderlo il rame in lingotti prima di poterlo usare. Porca la miseria, voi siete 30-30, ok, ho bisogno solo di due, quindi non è che mi cambia molto tutto sommato. Ok, perfetto, quindi questi sono i miei 60 lingotti di rame che adesso si si riuniscono qui, perfetto. Cara miseria, qui, perfetto, molto perfetto. E ora posso rifare tutto quel sistema lì, porca la miseria. Allora ho bisogno di un separatore. Beh, non mi... Ah, ecco, è così che si faceva. Allora, quindi uno qua. Ora ho bisogno dei tre
costruttori, uno qui, uno qui, e stavolta lo faccio uno qua, perfetto. E poi ho bisogno di nuovo spostare qua davanti. Mi sto avvicinando tanto al ferro, cosa che non mi piace eccessivamente. E che separatore, quindi diventa unificatore. Ok, sì, unificatore, ok. No, ho un'idea. Faccio così e faccio così e metto qua un costruttore. No, aspetta, lo metto così il costruttore. Così occupo un po' meno spazio e faccio questo te qui. Poi ne metto uno così. E qua ci metto un separatore. Perfetto, ok. Così è venuto anche meglio. Oh sì, sono decisamente soddisfatto, è venuto molto meglio così. E occupa decisamente meno spazio. Cioè, nel senso che posso prenderlo da qui. Poi farò una rampa per... ho delle scale per salire e scendere qui da questa zona qua. Posso già farla per caso? Vediamo un attimo quanto viene ripida. E neanche tanto. Così può andare. Vuol dire che di nuovo posso riciclare tutto questo che non ho usato, più tutto questo che non ho usato, e tutte le espansioni le farò prossimamente. Ok, così può andare almeno per ora. Devo riattaccare tutto. Ecco qua, energia. Allora, uno qua, uno qua, tu mi vai lì e mi vai qui, tu mi vai qua e poi mi vai qui, te e te mi andate qua, e adesso l'unica cosa che devo fare è far partire te. Voi siete già a posto. E qua reimpostare tutto con il filo. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tu ti rifai il cavo e dovrei... Perfetto, sta arrivando il rame. Stanno arrivando i primi lingotti. Perfetto. I primi lingotti si stanno andando a distribuire nei vari costruttori. I costruttori rilasciano il filo. 30. No, così sono 90. Ok, allora devo almeno qua per forza fare quello da 120, così poi si dividono qua. 60 vanno qui a fare il cavo, eccolo qua, e qua si accumula per il per la riserva di filo. Perfetto. Oh, assolutamente perfetto, fantastico. Ora che ho automatizzato anche in maniera molto più efficiente ecco.
Ora che ho automatizzato completamente quello che posso momentaneamente fare col rame, è giunto il momento di iniziare a pensare a che upgrade fare qua, così da poi poter andare avanti. Allora, ci sono un paio di cose. Questo non l'ho mai usato come si deve, mi piace, ma ho bisogno di rotori. Questo è utile. Quello è molto utile, ma penso che sia più utile fare questo al momento. Quindi, e mi servono sbarre di ferro e cavo. Allora, il cavo l'ho appena automatizzato. Qua ci sono le piastre. Oh, sì, qua ho tutto. Qua ho tutto. Voi ne ho fin troppi. Li prendo comunque perché devo fare delle cose. Delle sbarre di, come si chiama? Delle piastre rinforzate. Purtroppo le devo fare a mano, ma la miseria che lungaggine. E qua il cavo non sarà neanche troppo lungo. Guarda, ne ho già 42. Perfetto. E qui ho anche dell'altro filo che posso anche preferirei di no. No, l'ho automatizzato. Aspettiamolo e basta. Tanto non ci vorrà molto. Ed eccoci qua. Terminal hub. Tan 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 tan. Ah. Milestone reached. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of project assembly, you will definitely be helping achieve Fixit company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Ah! Grazie! ok. È sempre contento di essere apprezzato. Allora. Oh, vuole piastre di ferro e rotori. Maledizione. Almeno se non sbaglio si fanno. Penso allo stesso modo, no? Rotore. No, non nello stesso modo. Ok. Però i pezzi importanti sono gli stessi. Au. Quindi qua. Qua. E qua. E dovrei avere tutto quello che mi serve per fare almeno i primi costruttori. E cioè i primi assemblatori. E aspetta un secondo. Devo fare anche te. Sì, devo aspettare 5 minuti. Ok, allora nel frattempo posso fare le prime piastre rinforzate e i telai e i rotori. Allora, l'assemblatore è una menata da fare, ma è assolutamente fondamentale, perché la possibilità e la capacità di automatizzare cose tipo la piastra di ferro rinforzata, il rotore, i telai modulari. Mio Dio, i telai modulari. È assolutamente necessario. Sono pezzi più che fondamentali. E sono usati da fondamentalmente qualsiasi cosa. In gran quantità, tra l'altro. Quindi. Allora, devo costruire verso di qua per continuare con questi.
ma vorrei farlo portando tutto a un'altra altezza. Più o meno questa altezza qua. Quindi prima di tutto vediamo un attimo. Verticale, ok. No, da 2 metri va bene. Zup. Sì, all'altezza giusta, perfetto. Perfetto, non è proprio all'altezza tale da stare sotto questi, ma sembra essere all'altezza giusta per arrivare qui. Vediamo un attimo se per caso ho... quasi. Qua dovrei alzarlo di quello di 1 metro per riuscire a farlo come si deve. Ok, però non è una cosa impossibile, perché mi basta fare così. Ok, così ho anche questa roba a questa altezza qua e posso fare la piattaforma anche qui. Ok, non male. E lì viene un'altra piattaforma qui, così non devo fare troppo casino sotto. E potrò poi costruire tutto qua. Allora, per prima cosa però devo vedere i rateo e tutte le varie cose. Allora, assemblatore numero 1 e numero 2. Dunque, 1 i rotori, 1 la piastra di ferro. Allora, 60 viti e 30 piastre. Allora, se non sbaglio, te ne fai 40. Sì. 2, 3 sono 120, 3 sono 120 e questi ne fai 20 o 30? Quanti ne fai? 20. E tu ne vuoi 30, quindi dovrei fare... per averlo bilanciato, cosa che forse non sarebbe propriamente necessaria adesso, ma avrei bisogno di fare 3 di lamiere di ferro e 3 di 3 di viti. Tu ne vuoi 10, tu ne produci 15, quindi per farne 3 avrei bisogno solo di 2 di questi. E 2 di questi vengono retti da un unico di questi. Perché questo ne fa 30, questo ne fa 15. Ok, quindi uno di questi mi darebbe tutte le viti che mi servono per quello. Ok. E questo qua invece... E non questo 30-30-30-30, avresti bisogno di 90, no, non posso farlo bilanciato ancora. No, quelli lì sono sicuramente impuri. Qua 100 viti e 20 sbarre di ferro, porca la miseria. Ok. Questo rende ancora più fondamentale questo. La ricerca sul campo. Milestone reached. Supply the molecular analysis machine, referred to as the MAM, with local resources to research and develop new technologies. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factory buildings. These are essential for maximizing your pioneer efficiency in alignment with Fixit's core pillars: construct, automate, explore, and exploit. To advance Fixit's mission, all notable phenomena, resources, technology, or other influence should be investigated regardless of any perceived danger, as stated in the Pioneer contract. A dispetto di ogni pericolo, ok. Comunque, adesso con del nuovo equipaggiamento ho... ecco, questo è carino. Questo è molto carino. Ed è molto utile.
anzi è fondamentale per quello che voglio fare adesso. E ho bisogno di altre sbarre e altre piastre di ferro rinforzate, porca la miseria, perché adesso finalmente possiamo giocare con il MAM. E il MAM è una cosetta molto molto carina, molto molto utile, perché permette di fare ricerca sul campo e più precisamente di scoprire le ricette alternative che semplificherebbero molto la vita qui adesso. Allora, fammi un attimo vedere qua. Ah sì, lumache energetiche. Ce l'ho già un paio di lumache. Ne ho una. Dammi la lumachina, dammi questi affari qua, dammi questo. Perfetto. Quindi qua. Lumachina. Porca miseria, li ho messi via invece di prenderli. Ma come faccio a essere così deficiente delle volte? Prendi pure tutto. Ok, allora. Scemo cerca di essere meno scemo. No, non può essere meno scemo. A proposito, il nuovo modello del MAM è fantastico. Assolutamente fantastico. Mi piace un casino. Allora. Lumaca energetica. Lo puoi aggiungere all'elenco delle cose da fare? This semi-slug, now dubbed Power Slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. Okay. Mi piace le nuove cose. Allora, nutrienti, megafauna aliena, ecco, siti degli schianti. Questo qua devo... Metallo sconosciuto, fenomeno classificato, funghi, cristallo e chimico... elemento chimico sconosciuto? Allora... Oh, sì! Il fungo ha un nuovo modello! Oh, interessante! The remains researched belong to an organism now dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Suidae family were it native to Earth. Hog remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Continua ad andare nell'officina, devo spostare il MAM poi. Ah, ne vuole 5. Ok. Però sblocca. Lo sparatondini. Il rilevamento degli organismi ostili. Tasca gonfiabile e simili espansi. Ok. Dovrò cercare. Ma questa è la cosa interessante. Questo permette di. No. Ah, no. Ah, non ho ancora nulla da cercare. Ah, sì, perché non ho ancora ricercato quasi nulla. Non mi fa neanche ricercare le cose. Ah, no. Ok. Non è quello che mi aspettavo. Comunque... Quello di cui ho bisogno adesso è un... come si chiama? Un relitto per prendere uno dei computer che sono... la mappa è piena di relitti di altri drop come il mio, che sono precipitati. Quarzo. E che ti danno le ricette. Unknown crystalline mineral collected. E so che ce n'è uno qua nei paraggi. Composed of the same chemical elements as quartz and may yield similar industrial functions. Ah, eccolo qua. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Mi aspettavo che fosse più in là.
Allora, questi crash site, questi siti degli schianti, sono molto utili per svariati motivi. A parte la presenza di nemici da eliminare, e soprattutto la cosa più importante, la capsula di trasporto con dentro il computer, sono pieni... 26 rotori, fantastico! Sono pieni di... Sono pieni di parti sparse in giro, pronte per essere raccolte, alcune anche di livello abbastanza alto, e sono sempre casuali. Ogni nuova partita sono diversi, quindi voi probabilmente troverete roba diversa. Ora, quanto a te, vuoi 40 megawatt? Ok. I siti di schianto, delle volte alcuni sono si aprono e basta, altre volte hanno bisogno di oggetti o elettricità per essere riparati e poter essere aperti. In questo caso vuole 40 megawatt, ma io ne ho 300 di capacità, non mi devo preoccupare di molto. E un computer che mi possa dare delle ricette, vale la pena l'esplorazione. Ah, non l'avevo neanche aperto del tutto. Eccolo qua, il disco rigido. Damaged hard drive successfully acquired. All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for analysis in the MAM, which may result in benefits to the Fixit mission. Speculation as to why there are crashed freighters in your Fixit designated zone is discouraged as specified in your contract. Ok, va bene, farò finta di non pensare a quant'altra gente si potrebbe essere schiantata su questo pianeta prima di me. Eccolo qua, Caterium. Ovviamente avendo già giocato, so tutto. Unknown metal collected. This metallic element is showing properties similar to those in group 11 on the periodic table, such as high conductivity and malleability. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Ok, però per un altro crash site mi sa che dovrò aspettare. Sì, mi sa che dovrò aspettare per poterli identificare. Cioè, dovrei andarli a esplorare a piedi e alla cieca. O più o meno alla cieca. Buona parte mi ricordo più o meno dove sono, qua nei paraggi soprattutto. Zolfo. Allora, queste protusioni qua sono casuali, anche queste, ogni partita sono diverse, e sono un buon modo per ottenere prima del tempo alcune risorse che magari sarebbero un po' più difficili da trovare, tipo lo zolfo o il quarzo. Unknown chemical element collected. This non-metallic and multivalent element seems to be present only in a solid state and exhibits a most pungent smell. It is fortunate Fixit helmets are of such high quality. Research it in the MAM to establish classification and potential application. E infatti adesso ci sarà da ricercare un bel po' di roba, ma questo è esattamente quello che volevo. Allora, so per certo che c'è un altro crash site in quella direzione. Quasi quasi ci faccio un salto e provo a vedere se riesco a trovarlo, così ho almeno due altro zolfo, perfetto. Ho due una macchina, fantastico, così posso continuare anche la ricerca sul MAM, che mi permetterà di cercare con il rilevatore i... ciao! Au! Au! Perfetto. Così mi permetterà di cercare con il MAM le lumache. So che c'è una gialla lì. Dicevo, so per certo che c'è una gialla lì, e lì c'è un... lì c'è un'altra lumaca gialla, infatti. Allora, se non sbaglio, è qui, da qualche parte,
crash site, perché tra l'altro ovviamente io conosco già la mappa, ci ho già giocato più volte anche sul canale, non è una cosa particolarmente nuova questo gioco per chi è veterano, per chi è su questo canale da tempo. Ma la possibilità di esplorare così, e soprattutto quale cose nuove, è il fatto che non è più in accesso anticipato Satisfactory, quindi è pieno di nuova roba, compreso una buona parte di dei... Oh, ciao! Ok, perfetto. Perfetto. Ok, quindi una macchina gialla, perfetto. Ne ho anche vista un'altra blu, fantastico. E mi sa che però l'altro crash site non lo trovo. Mi sa che non lo trovo, no. Ah no, eccolo là. Perfetto. Cavo, altri rotori, fantastico, non pochi rotori. Cavo, tu cos'è che vuoi? Vuole la lamiera di rame. No, maledizione. Non ce l'ho la lamiera di rame, la devo fare. La devo fare a mano. Oh, che scatole. Vabbè, mappa, dov'è che è? Qui, metto qui l'indicatore, perfetto, così poi me lo so por ritrovare. Allora, andiamo a... Ok, abbastanza esplorazione, andiamo a casa, cioè andiamo alla base, ricerchiamo le robe e noi ci rivediamo tra un attimo. Ok, il mama ha finito, vediamo un attimo cos'è, che c'è. Hard drive analysis completed. Alternative recipe selection available in the MAM. Ok, questa è carina. Ma è carina soltanto perché rende tutto... ...2060? Ah no, libreria di schirigi. Carino. 18... Ah, no, ok. E più le 15 al minuto contro... 5 al minuto. 6, 12 per 1... Ah no, sì, è la stessa cosa. Sì, è semplicemente li fa più veloce questo. No, riscansione. Col filo. Ho il filo di ferro. Queste due insieme sono ottime. Piastra di ferro intrecciata è molto buona. Mi permetterebbe di utilizzare quel cavo che avanza e risparmiarmi tutte queste viti qua che posso buttare qui. E mi sa che devo prendere quella. Ottimo. E ho anche recuperato un altro po' di robe. Quindi questo qua, ottimo. Research completed. Scansione alien protein can now be turned into biomass or alien DNA capsules. In addition to being used for research, the invaluable alien life form data in these capsules can be traded for fix-it coupons at the Awesome Sink.
lo son sì che è una cosa che adesso sblocco. Anywhere on this planet. Il rapporto di scambio tra punti e capsule del pianeta è l'unico. Ok, vedete che, come si sta accumulando tutto? Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi, allora... più 6 slot inventario sono una gran bella cosa. Quello aiuta decisamente. Quindi iniziamo da quello. Dov'è? Megafauna. Ok, perfetto. Pocket dimension significantly expanded. I worked all afternoon analyzing the transdimensional confibulatory permutations of alien DNA to achieve this. We are all doing our part for fix it. Povera Eda. No. Assolutamente no. Ok, ma non adesso. Troppi rotori per quello. Ok, allora, intanto sblocchiamo il Caterium. Ottimo, così adesso posso cercare il Caterium. The metal has been named Caterium after Fixit's greatest CEO Caterina Parks. Ah. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability, and corrosion resistance. Ok, molto utile. Allora, sblocchiamo anche un altro paio di queste cose qua. La cosa più bella è sentire Ada. This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Ecco qua, perfetto. Further research is available. Questa li vuole tutti quanti. Devo trovare anche dei funghi. This fruit, dubbed the paleberry due to its tendency to stay light in color even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Scansionare le lumache energetiche, eccole qua. Power slugs extract latent energy from their surroundings to sustain themselves. By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static. Perfetto. L'overclocking, questo è fondamentale, specialmente visto che ho recuperato un po' di lumachine trasformate in frammenti energetici. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Note: power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Ok, la lumaca gialla la faccio un'altra volta. Ora vediamo un po' il quarzo. Perché voglio il trovare i drop. The crystalline mineral was a previously unknown variation of quartz, with uniquely large and flawless crystals, normally only found in synthetic quartz. The industrial application of this mineral will follow that of its synthetic counterpart, specifically in communication and exploration technologies. Ah, si sblocca col quarzo normale, poi dovrò trovarne dell'altro, ok. Research completed. Quartz crystal recipe. Ah, ne mancano tre per new qua. New quartz research available. Che però sblocca questo. Cavolo, ci sono così vicino, ma il quarzo è così lontano, almeno lo posso ricercare. Posso vedere dov'è. Sì. This unknown chemical element was in reality an unusual mixture of solid sulfide and sulfate materials from which sulfur can be extracted. Sulfur's primary use lies in fertilizers, which we have no use for. Instead, this element enables access to more volatile obstacle clearing and pioneer defending tools. Ah, cavolo, non posso ancora fare la ricerca dei crash site, maledizione.
e non voglio usare la mappa per andarvi a cercare, voglio giocare un po' come inteso. Beh, direi che allora per stavolta può andare così. Mi organizzo un attimo, continuo a fare, a costruire la piattaforma e prossimo episodio ci mettiamo a sistemare i rotori e la piastra di ferro, ad automatizzare queste. E questi che ne fanno 5 vuol dire che me ne avanza, non me ne avanzano un bel po' per la piastra di ferro, di piastra di ferro per poi fare il telaio modulare. Ottimo. Ok, piastra di ferro rinforzata con l'alternativo intrecciato e il rotore, ma tutto questo nel prossimo episodio. Sì. Ok, quello è un buon piano per un episodio 3, automatizzare le prime parti intriganti. Ci siamo già dati con un po' di esplorazione, lì ho ancora una quantità esagerata di energia. E hai voglia. E ok, penso proprio che voi vi dovrò tirare su con questi fino all'altezza. Sì, qua devo riorganizzare un po'. Magari aspetta. Già che tanto qua e qua potete andare. Ok, così continuo da solo. C'è un'ultima cosa da fare. Oh cavolo, ne mancano 6. Ok, va bene, salgo. Invece che passare attorno. Ecco. Milestone reached. You have been given access to the anti-waste effort for stress testing of materials on Exoplanet's bonus program, also known as Awesome. Your awesome input allows Fixit to comprehend our amazing universe more clearly. In appreciation of this, we have generously set up an internal, closed economy with exclusive rewards and currency. Directing parts of varying quantity and complexity into the awesome resource sink will grant Fixit coupons. These coupons can be redeemed in the awesome shop for highly desirable items such as new foundations, walls, factory attachments, cosmetics, parts, and more. Next time you have additional resources, just remember to go that extra kilometer. Go awesome. No, qui è una gran cosa, specialmente perché qua con i coupon. No, modalità chiara. Oh, vabbè, a parte le cose carine, carucce tra gli esclusivi, ma ci sono tutte queste cose qua. Per aumentare, per migliorare la logistica, i fori da pavimento, i supporti da soffitto e da parete, le prese elettriche da parete, i cartelli, oh belli cartelli, poi ci sono anche i lampioni e i fari, casse personalizzate, le varie tipi di pittura e la possibilità di costruire con l'asfalto. Questo costa solo calcestruzzo, costa solo cemento, è fantastico. Senza non doversi preoccupare del cavolo di cose di metallo. Qui ci sono le scale, qua c'è tutto quello che serve. E volendo puoi comprare direttamente componenti qua, stacchi interi di componenti, che però costano... giusto, devo anche mettere sulla la mira di rame. Che ovviamente costano ogni volta sempre di più. La prima volta costano uno slot, la seconda volta ne costano due, cioè costano un coupon, la seconda volta ne costano due e così via. Il costo va ad aumentare, quindi non vale la pena stare a prendere la roba di lì, a meno che proprio non ne hai una immenso bisogno lì sul momento. Quindi tanto qua di rame ne avevo a tonnellate. Anzi, già che ci sono, ma
Fammi un attimo vedere se vale la pena. No. Ok, sì, questo era giusto così. E te, che ho bisogno di fare un altro separatore. Perché qua faccio questo e quello per il per la lamiera. Ah, ne vuole 20 di lingotti. Vabbè, pazienza. Per il momento va bene così. Non sono tantissimi, ma sono sufficienti per iniziare a farne un po' di lamiere di rame. Qua questo è 30 e 30, quindi questo in teoria basta, ma voi vi state comunque accumulando un bel po'. Così adesso questa qua è a posto. Perfetto. Adesso qua ho tutto automatizzato. Io mi preparo e noi ci vediamo. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. E già che ci sono, ne approfitto poi per andare a prendere quell'altro hard drive. Così io iniziamo il prossimo episodio con un altro hard drive scannerizzato, finché so dov'è. Perfetto. Signori, alla prossima.